Maria, quest'estate di lavoro per te, tu che hai fatto? In quale stabilimento? Ho lavorato nello stabilimento Trieste. Niente, accoglievo le persone e gli dicevo l'orario che dovevano venire e i prezzi che c'erano Per la per la piscina. piscina. Vorrei ripetere questa esperienza. Sì, mi piacerebbe tanto. È solo una delle testimonianze dei ragazzi che quest'estate hanno partecipato all'iniziativa voluta dall'assessore comunale alla disabilità di Pescara, Nicoletta Dinisio, in sinergia con l'associazione Diversi Uguali presieduta da Gianna Camplone, che ha visto sei ragazzi diversamente abili al lavoro negli stabilimenti balneari. 10 sono già impegnati in diversi tirocini. Il mare che accoglie con i giovani entusiasti e i balneatori che hanno aderito lo stesso. Quattro Vele, Trieste, Il Tramonto e Coralba. Oggi in comune a Pescara sono stati consegnati attestati e targhe sia ai ragazzi sia agli stabilimenti che hanno aderito all'iniziativa, l'assessore Nicoletta Dinisio. La più soddisfatta sono io, sono orgogliosa di aver fatto questo progetto e averlo proposto, grazie anche alla collaborazione dell'Associazione Diversi Uguali, Gianna Camplone, che è veramente una roccia e non si smentisce mai con i suoi ragazzi e per i ragazzi che ci hanno dato una gioia infinita vedendo stampati nei loro volti il sorriso di essere utili a tutti noi e si sono impegnati veramente tantissimo. Gli stabilimenti, i titolari sono stati veramente soddisfatti. Federico, tu quest'estate hai lavorato in uno stabilimento balneare, vero? Eh sì, a Tramonto, ecco, vedi, ho scopato le foglie e poi ho pulito i lettini. Giuseppe Di Giacomo dello stabilimento Coralba, com'è stato lavorare con questi ragazzi? Ma io ho avuto Matteo, un ragazzo eccezionale, nel senso che già era anche abbastanza pratico nel fare delle determinate cose, infatti mi aiutava a fare le pizze, a stendere l'impasto, eccetera, eccetera. Quindi è stata un'esperienza positiva per entrambi, immagino. Quindi la targa non andrebbe data a me, ma andrebbe data più al ragazzo che è stato con noi quest'estate.